I palazzi di Baku raccontano uno splendore lontano. Qui l'industria del petrolio è nata alla fine dell'Ottocento, quando i fratelli Nobel hanno deciso di sfruttare i giacimenti del Mar Caspio, aprendo un'epoca d'oro per questa città. Ancora oggi l'Azerbaigian vive una fase di ricchezza dovuta alle materie prime. Dal terminal di Sangachal, a un'ora d'auto da Baku, parte l'oleodotto BTC che rifornisce ogni giorno l'Europa con 1 milione di barili di greggio. E dentro il 2020 un nuovo gasdotto, chiamato TAP, collegherà le riserve del Caspio a San Foca in Puglia, dopo aver attraversato Georgia, Turchia, Grecia e Albania. L'industria petrolifera è il vero motore dell'economia di questo paese e i primi importatori di greggio estratto in Azerbaigian siamo proprio noi, è proprio l'Italia. Quella che potremmo definire la sala comandi del settore si trova nel palazzo alle mie spalle, nella sede di SOCAR, l'agenzia petrolifera di Stato. Il vicepresidente Vitaly Baylabayov garantisce sull'affidabilità dell'Azerbaigian come fornitore per l'Europa, nonostante il paese sia in guerra con l'Armenia e con i separatisti del Nagorno-Karabakh ormai da 20 anni. I nostri rifornimenti sono sempre stati regolari, afferma Baylabayov. La cooperazione con l'Italia segna una svolta strategica decisiva per il futuro dell'Europa. Il ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha sbloccato in settimana il decreto per l'inizio dei lavori e il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha annunciato un ricorso contro il Via Libera perché si teme un impatto troppo forte sull'ambiente. Il progetto vale 1,5 miliardi di euro. Alcune società italiane hanno già firmato contratti per portare nel nostro paese il gas dell'Azerbaigian. È un paese con il quale avere dei rapporti stabili, solidi, di lungo periodo è sicuramente vantaggioso in maniera reciproca.